Quindi? Qua c'erano i cadaveri. Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e sì, sono a Lecce. Dopo alcuni video in solitaria, finalmente non sarò da solo. Perché ci sono anch'io, Alessandra. L'obiettivo di questo video sarà quello di capire cosa riesco a comprare e a fare con 20 euro nella capitale del Barocco. E guarda caso si è fatto proprio ora di pranzo, quindi adesso Andiamo a mangiare. troveremo qualche posticino in cui andare a mangiare. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Ale, comunque meno male che hai scelto la giornata più fresca dell'anno. Sì, veramente, oggi ho scelto la giornata in cui si sta da Dio, ci sono solamente dai 42 ai 43 gradi, quindi direi che va benissimo proprio. Comunque ho speso i miei primi 7 euro con una fuccia Serentina e una bottiglietta d'acqua. Ok, adesso per la nostra sfida dei 20 euro cercheremo un'attività da fare. Ale ha trovato un museo, non sappiamo ancora esattamente quanto costa l'ingresso, però dovremmo starci dentro. Come era prima e come non la vedevamo, e queste erano le stanze come noi le vedevamo effettivamente dentro. Ok, quindi era tutto una casa. È strettissimo. No, vabbè. Ah, si sta bene. Wow, siamo praticamente nella cisterna di un'abitazione privata. Sì, che ai tempi veniva usata come via di fuga, poi trasformata in cisterna. È bellissimo. E ci sono 15 gradi in meno. Questo museo è nato principalmente da una casa privata in cui hanno iniziato a fare dei lavori e scavando si sono resi conto che comparivano piano piano questi reperti archeologici. Quindi, andando avanti con i lavori, ovviamente con la sovrintendenza dello Stato, hanno scoperto gallerie, cisterne. Al termine dei lavori i proprietari hanno deciso di condividere con tutti quello che avevano trovato e di non rendere più quell'abitazione privata, quindi un posto in cui abitarci. Dai Ale. Ho paura. Ale ha paura del vuoto. Wow. Era usato per decomporre i corpi dei defunti tramite lo svuotamento dei liquidi del corpo che venivano fatti scolare all'interno del fosso. Quindi? Qua c'erano i cadaveri. Questa è comoda di bicicletta, puoi venire a Piacenza. Non mi piace. Qui siamo sul piano superiore, nella parte più recente di questa struttura. Sarebbe anche abitabile, però l'hanno lasciata così, facendo una continuazione del museo che c'è giù. Bellissimo. Questa era la torretta di avvistamento. Benissimo, e al costo di 5 euro abbiamo anche visitato un bellissimo museo. Devo dirvi che era un posto bellissimo, il proprietario era stragentile e quindi vi consiglio di andare. Comunque Ale, il centro storico di Lecce è bellissimo. È uno dei più belli che abbia mai visto nella mia vita. Ogni angolo che ti giri è impressionante. C'è sempre qualche scorcio bellissimo. Adesso comunque è arrivata l'ora di un bel caffè. E un dolcino. Magari in ghiaccio il caffè. Ovvio. Ma prima del caffè, al costo di 3 euro, un freschissimo mix di frutta. Ale non sta partecipando alla sfida dei 20 euro, per questo non vi sto facendo vedere quello che sta mangiando qui stando lei, però questo ve lo faccio vedere. Questo è il santo pasticciotto, la cosa più buona che esista. Vediamo come lo mordi. Bene,
reale e con un caffè in ghiaccio, leccese e un pasticciotto ho speso 3,20 euro, quindi mi sono potuto permettere di offrire un caffè anche ad Ale. Anche perché ci sono 40 gradi, quindi un caffè in ghiaccio va sempre bene. Leccese. Leccese. Per un totale di 4,90 euro. E quindi con queste ultime 4,90 euro spese siamo giunti ad una spesa totale di 19,90 euro. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Se è così vi chiedo di lasciare un like per sostenere il canale, di iscrivervi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao. Salve!